ad alcuni, e dopodiché siamo qui per disponibili a rispondere a qualsiasi domanda e a tornare ogni volta che sarà necessario. Anzi, vi invito anche per il futuro, se avrete dei dubbi, a contattarmi personalmente, perché come mi sono autoconvocato potrò tornare qui, e potevo venire qui già qualche mese fa. Insomma, non ho problema a incontrare nessun cittadino, perché lo faccio abitualmente con decine di persone e anche la sera dopo cena. Quindi ecco, con me c'è l'ingegner Buffoni, che è il dirigente del servizio viabilità, che vi farà un resoconto dettagliato di quello che è successo e soprattutto dello stato dei lavori e del progetto e della tempistica per la risoluzione di questa questione, che oramai è abbastanza imminente. Allora, il tutto inizia il 6 ottobre 2001, quindi 10 anni fa, con un incidente che un camionista provenendo dalla strada di Quarata sfonda il guardrail e precipita nel torrente Chiasso. Sulle condizioni del conducente ci sono varie lezioni, cioè che fosse del tutto sobrio, ma qui non è stato possibile accertarlo. Di fatto il conducente intenta una causa penale non civile, contro me, dirigente del servizio di viabilità, e contro il geometra di reparto per lesione colposa, chiedendo quindi la condanna per lesioni colpose e quindi poi anche il risarcimento dei danni fisici, morali e materiali. Nell'anno 2002 inizia la causa penale. Durante la causa ci sono tutta una serie di perizie, di parte, di controparte, le perizie d'ufficio. Le udienze e le perizie finiscono nel 2004, quindi finisce la causa penale nel 2004. Nel 2004 finisce le udienze, per la verità, quindi la causa continua, perché solo nel 2006 la causa viene archiviata perché non sussiste reato. Nel 2004 la provincia redige un progetto di allargamento del ponte. Qui vorrei spiegarvi: la provincia, in qualità di ente proprietario della strada, ha il compito di garantire la sicurezza della circolazione. Quindi il compito giuridico dell'ente proprietario della strada è quella di rifare il guardrail. In questo caso, essendo in centro abitato, ed essendo un centro abitato che ha anche degli esercizi commerciali, cioè delle abitazioni, ci è sembrato fin dall'inizio opportuno che questa cosa potesse essere integrata con un marciapiede, ancorché né previsto urbanisticamente, né previsto nei piani economici e urbanistici né del comune né della circoscrizione, almeno all'epoca. Però l'occasione di dover rifare il guardrail era quello di rifarlo non esattamente nel punto in cui era stato distrutto, ma almeno recuperare in questo primo progetto che vedete un metro di larghezza. Piccola digressione, tanto per conoscenza: la causa penale, come vi ho detto, viene archiviata nel 2006. Immediatamente dopo, il 21 luglio, il camionista richiede il risarcimento danni in sede civile alla provincia, la quale non solo non ritiene di dover pagare i danni, ma chiede a sua volta i danni al camionista, perché ha fatto danno, e quindi in qualche modo perlomeno il costo del guardrail dovesse essere ripagato. Nell'anno 2008, gennaio, il giorno 17, inizia la causa civile. Noi siamo rappresentati in causa dalla nostra assicurazione, che gestisce tutte le pratiche di risarcimento civile. Nell'anno 2008, a novembre, finisce la causa civile, l'assicurazione della provincia si accorda con il camionista per risarcire lui di un danno, a fronte di una richiesta di 20.000 euro, di 5.000 euro. Quindi non solo non abbiamo rimborso, ma paghiamo 5.000 euro il camionista, quindi la provincia non ha ricevuto nessun rimborso.
All'approvazione del progetto definitivo nel 2004, la provincia stanzia completamente di propria iniziativa nel bilancio 100.000 euro per la realizzazione di questo progetto. Il progetto prevedeva che alcune opere come l'illuminazione pubblica venissero solo predisposte perché le opere di urbanizzazione, quindi marciapiedi all'interno dei centri abitati e l'illuminazione, compreso poi tutta un'altra serie di cose ma che non ci riguardano, all'interno dei centri abitati sono competenza del comune, non della provincia. Non solo non c'è nessuna partecipazione economica da parte del comune, ma ancora questo progetto non è previsto negli strumenti urbanistici. Il progetto prevede che all'esterno del ponte si occupino anche piccole porzioni di proprietà privata. Nascono delle problematiche negli accordi bonari con i proprietari frontisti, in quanto ci sono alcuni annessi nelle vicinanze del ponte, i proprietari richiedono l'installazione di barriere antiscavalco, antivisive. Non avendo lo strumento urbanistico coerente non possiamo eseguire le opere, perché comunque non possiamo fare un'espropriazione se non prevista all'interno dello strumento urbanistico. Quindi l'opera non può essere fatta in queste forme, e questo è. E quindi viene rivisto il progetto con queste ulteriori prescrizioni che derivano da una serie di richieste dei privati, con la necessità di un ulteriore stanziamento rispetto a queste opere, ringhiere, barriere eccetera, di 20.000 euro che devono essere reintegrati. In quel momento, avendo la causa civile, considerato che nel comune, nella circoscrizione comunque hanno previsto compartecipazione su questa opera che non è competenza della provincia direttamente, su tutti i marciapiedi che ci sono all'interno dei centri abitati lungo le strade regionali o provinciali, il comune o li esegue direttamente o comunque c'è stata una compartecipazione da parte della provincia, ma praticamente mai nel comune d'Arezzo noi abbiamo fatto un metro di marciapiede a spese nostre, né abbiamo mai messo un lampione all'interno dei centri abitati, perché non è nostra competenza. Ripeto, nell'ottica di non fare un'opera che, come dire, precludesse il fatto di poter fare una passerella subito, ci siamo presi comunque ben volentieri l'onere anche dal punto di vista economico. Nel frattempo, lo sapete tutti e lo vedete, comunque da un punto di vista sicurezza è stata apposta una barriera guardrail a norma, e quindi da un punto di vista di sicurezza eravamo e siamo comunque garantiti per quanto riguarda la sicurezza della circolazione. Ovviamente la situazione dei due è peggiorata invece da un punto di vista di collegamenti pedonali o ciclabili all'interno del paese. Nel giugno 2010 vengono perfezionati gli accordi bonari, quindi abbiamo la possibilità di partire. Viene predisposta una DIA, denuncia di inizio attività, in quanto per noi trattasi di ripristino di condizioni di sicurezza. Il comune interpreta il progetto come manutenzione straordinaria. Manutenzione straordinaria richiede il permesso a costruire. Il permesso a costruire su un'opera che ha più di 50 anni richiede l'assenso della sovrintendenza, sia da un punto di vista storico, perché l'opera ha più di 50 anni, che da un punto di vista paesaggistico, perché siamo vicino a un fiume, quindi ex legge Galasso, dobbiamo richiedere il parere sia storico che paesaggistico. Incarichiamo un architetto, perché solo il progetto era stato fatto da un geometra e da un ingegnere per la parte a sbalzo, quindi incarichiamo un architetto che redige le relazioni storiche e paesaggistiche. Presentiamo la pratica in sovrintendenza, quindi nuovo progetto. Questa è la situazione vincolata, questo è, come ho visto scritto nel ponte, queste sono le belle arti, cioè, il ponte, per carità, il ponte ha più di 50 anni insomma dal punto di vista storico. La sovrintendenza ci fa modificare completamente il progetto, perché